Yo le dije, Milo, vamos muy duro, si de pronto no me da subir con ustedes, sígalos usted, que yo los alcanzo bajando. Y justo en ese momento atacaron dos italianos, o sea, íbamos muy duro y atacaron dos italianos. Y yo me quedé como sin aire, nada que hacer, seguí al lote. Una bajada muy rápida, la hicimos a toda. Y en la siguiente subida, que se llama la del queso, pieza muy empinada y la cogimos obviamente durísimo, a toda mierda, como si uno fuera a embalar a la meta ahí. Y atacaron dos italianos. Me quedé como sin aire, nada que hacer, seguí al lote. Welcome back to the Legend Rouge Cycling Podcast. Eccolo che si mette in moto, il campione olimpico dei 100 metri. Come va? Si ferma il Giappone all'esterno. Siamo in linea con tutti gli altri, siamo in linea. Attenzione alla Gran Bretagna, sta andando molto forte al centro. Ora Kilty, passaggio da Desalu a Tortu. Ci siamo lì. Con la Gran Bretagna, arriva De Grasse. Con la Gran Bretagna, Filippo Tortu. Del GPM di Sestriere dopo la cima Coppi, ci passa per primo anche ai 2035 metri naturalmente del Sestriere, GPM di terza categoria. Chris Froome, welcome back to the Legend Rouge Cycling Podcast. Chris Froome put up his pound up from stages 2 and 3 from the lights. Porco Dio. We'll be right back.
ennesima opportunità che ha a disposizione in questa Milano Sanremo per provare a fare la differenza, prova a riportarsi anche Enrico Battaglin. Enrico Battaglin che prova a riportarsi su Spilak, ma continua ad aumentare il vantaggio di Vincenzo Liberi, che ora è rimasto solo. Attacca da solo ancora Vincenzo Liberi, attacca da solo per cercare di togliersi Neilands, il campione nazionale lettone, dalla propria ruota. Nibali ormai è quasi in cima, è quasi in cima all'appoggio, attenzione alla discesa, chiaramente l'asfalto è asciutto, le condizioni sono ideali per cercare di andare a confezionare un sogno, a realizzare un sogno in questa discesa del Poggio, l'attacco di Nibali. Peter Sagan che si limita a controllare Mikko Kwiatkowski. Attenzione a Michael Matthews, prova adesso poi la Groupama FDJ perché hanno là davanti Arnaud Demare, però non c'è un vero inseguimento organizzato dietro, c'è anche un uomo della UAE Emirates per cercare di lanciare la volata di Alexander Kristoff, ma un vero e proprio inseguimento organizzato dietro non c'è ed ha preso un margine ultimo davvero chilometro importante Vincenzo Nibali, che passa adesso sotto l'arco dell'ultimo chilometro, ultimi 1000 metri per il sogno Sanremo per Nibali. Occhio alla Quickstep Floors per la volata, la possibile volata di Elia Viviani, ormai è quasi in vista del rettilineo, siamo nella zona della puntata per Vincenzo Nibali con la Quickstep Floors e poi sulla loro ruota, sulla ruota di Viviani c'è Arnaud Demare, va Vincenzo Nibali, va Vincenzo Nibali per un arrivo solitario, sarebbe l'arrivo del sogno per coronare una carriera già comunque straordinaria, il nostro numero uno Vincenzo Nibali che adesso non deve voltarsi, non deve neanche guardare sotto perché il gruppo si sta pericolosamente avvicinando a Nibali. 7 ore e 18 minuti, Nibali che mantiene un avvantaggio ancora di una cinquantina di metri, siamo agli ultimi 200 metri lo sprinter, Nibali, dietro, intanto hanno lanciato lo sprinter per Elia Viviani con Nibali che mantiene comunque un discreto margine di vantaggio. Non ti voltare Vincenzo, non ti voltare. Riccardo. Sì, arrabbiato uno perché non mi andava sul 53 gli ultimi 2 chilometri con falso piano, ho dovuto andare col 39, e secondo volevo chiedere a Sella e Pozzovivo se magari facendo quella tirata vincono il giro, non lo so. Contador alla fine trova sempre qualcuno che lo aiuta, stavolta mi hanno detto Sella e Pozzovivo. Spero che con quella tirata vincano il giro. Prego. Volevo dire che qualcuno ha detto che il Contador era più forte in salita, ma da me si è sempre staccato in questo giro.
Guillermo Puccia, Van der Puccia bien viene haciendo el esfuerzo supremo para intentar meter. Qué bonito es. Al resto de los corredores, fíjate, 400 metros para la línea de meta con tres hombres que van a disputarse el triunfo, pero con un 7 que vienen por detrás todavía con opciones. Está pidiendo a la película. Goosebumps for these riders who have never ridden into this Roubaix Velodrome in this monument before. Here we go now, this is the sprint. Cobrelli, here goes Vermeersch, he goes high. Vermeersch has stolen a march, and that is a great tactic. He leads up, Cobrelli is there. Van der Poel fights as Vermeersch leads into the banking. Is Florian Vermeersch going to take the victory on the line? It's Sonny Cobrelli! Unleash it in the final 20 minutes. He said he wanted them to be their last marginal gain. He wanted the crowd to be the marginal gain, and the crowd, I think, have risen to that today. Gana has also chosen the soundtrack that you might have been picking up in the background today too. A lot of his favourite tracks, but they build in a percussive nature towards the finale here. Right now, he is getting ragged. Hutch, understandably, he's been up and down that blue timing line at the bottom there, and he's desperately tucking himself down. He knows the importance of maintaining position. And it's such a fight night. His shoulders are burning, his arms are burning, his neck is burning, just holding that position, holding that line on the track. 1 minute 15 seconds inside the record. It is unbelievable. He's going to smash this record. Filippo Ganna is ragged. He is all over the machine. And we're hearing the bell rung. This is the final lap of an utterly groundbreaking ride. Some thought this was inevitable, but a human being still has to do it. And the human being on this occasion has done it. It's Filippo Ganna. It's been Ganna time all night tonight. And he's done it. He has done it. And he's not just taken the record, but he has unified what we previously called the best human effort. What on earth then have we just witnessed? That is the fastest, the furthest a man has ridden a bicycle in an hour. We've never seen that before. We've never seen anything like that before. Oh, I am loving this. Is this bass really strong enough? Diciamo retroscena un pochino scientifico, Will, quindi il concorrente inglese, che la sera prima dell'inizio delle finali a cena mi fa: io ho 600-120 km non mangio niente. Ok, va bene. Sì, già lì ho capito che se fai stili piano nella prova indoor, poi quando mi portano su strada dopo 3 ore. Posso fare danni.
suono della campana, momento della verità. Dopo 29 km sono ancora lì, appaiati uno di fianco all'altro, i due atleti più attesi di questa stagione del ciclocross, Matteo Van Der Poel e Volpanaro. Stanno veramente volando. In piazza Montegrappa, a meno di 3 km al traguardo. Ballan, questo è un attacco buono, partito alla grande Alessandro Ballan, questo è un attacco buono, è partito come una scheggia, è la sua distanza questa, mancano meno di 3 km alla conclusione, mi sembra che sia un attacco speciale. Grande Ballan, a molti corridori dopo i 250 km si spegne la lampadina, invece la sua luce irradia il circuito di Varese, ormai davanti alla stazione, 2 km al traguardo per Alessandro Ballan. Corsa quella di Ballan, era scattato al terzultimo giro, al penultimo giro e all'ultimo giro, veramente fantastico, vai Alessandro, vai Alessandro. Lui ce l'ha la sparata, lui può tenere 2 km, tra l'altro tra un po' c'è la strada con un leggero vento favorevole, la pedalata è ancora buona. E non voltarti, non voltarti, perché dietro ci sono due azzurri che scorteranno questa azione fulminea. Adesso Cunego e Rebellin cercheranno di rompere i cambi, naturalmente per garantire a Ballan un margine di sicurezza. 150 metri di vantaggio per Alessandro Ballan, che è in viale Valganna, vicinissimo ormai al triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Ce la può fare Sorensen dietro, sta cercando di rientrare. Alessandro Ballan, la sua pedalata è ancora buona, la sua pedalata è ancora quella che può portarlo a vincere il campionato del mondo. Signori, questo non è uno sconosciuto, è un corridore che l'anno scorso vinse quella che tutti considerano la corsa universitaria del ciclismo, il Giro delle Fiandre, e andare a vincere in casa dei belgi non è cosa semplice. Alessandro Ballan alla Vuelta ha vinto la tappa pirenaica indossando anche la maglia oro, e adesso è a un passo dal campionato del mondo, ultimo chilometro per lui. È suo ancora, 100 metri di vantaggio, non ce la fa nessuno dietro, riprendono tra un po' la curva sulla sinistra, la rampa che porta al campione del campionato del mondo. È dal 1927 che questa avventura mondiale infiamma gli spiriti, e l'Italia sta per conquistare con Alessandro Ballan il suo 19° titolo iridato. Sta entrando nell'ippodromo tutto solo Alessandro Ballan, 250 metri, nessuno può più fermarlo, vai Alessandro, grande Alessandro, si volta, non c'è nessuno, una scoccata maiuscola, fantastica, proprio in piazza